E salve a tutti ragazzi, io sono GGRX96 e oggi siamo aggiornati con un nuovissimo video di Minecraft. Bene, allora, innanzitutto, ok, rieccoci qui, perfetto raga, perfetto. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanellina e superare per questo video almeno i 10 like. E niente raga, oggi sono andato in esplorazione nel mio villaggio. Ah, tra l'altro raga, dobbiamo andare un attimo nel villaggio perché vi devo far vedere una cosa. Cioè, non è che vi devo far vedere una cosa. Devo fare una cosa, ecco. Non mi ricordo dove si potenziava, cioè dove si facevano le armi. Adesso, qui c'è sempre il problema dell'altra volta. Ok. Ma what? Ok. Io mi vorrei fare il piccone. Solo che non mi ricordo cosa serve per fare. Ah, è vero, ci serve quella specie di cosa. No, così. No, perché me l'ha fatta posare? No. Allora. Dove devo andare? Ah, eccola qua. Allora, aspettatemi. Allora, per farsi il piccone di mattone. Piccone d'oro, piccone di pietra. Allora, come si faceva per fare quel coso? Come si chiamava là? Lo devo trovare adesso. Allora. Pare che ci servivano queste, e infatti. Allora, per fare questo, che dobbiamo fare? E dobbiamo avere il coso, ma come facciamo per creare il coso? Adesso. Allora, dobbiamo andare a prendere la pietra, perfetto. Fatemi dormire. Ma mi fa dormire? Perché non mi fa dormire se è notte? Scusatemi, ma è notte. Ma perché io so così? Ok. Ok, perfetto. Fatemi passare. Allora, questo albero non lo tolgo perché è tipo divino? No, non è vero, però vabbè. Vabbè, taglio un po' di alberi qua. Vabbè, questo qua lo posso tagliare. Sì. Ok, adesso noi ci potremmo fare il coso. Quindi andiamo di qua. Ma come si fa per crearlo poi quello? Ah, vabbè. Allora. Un po' di qua, poi un po' di qua, poi un po' di qua. Lo mettiamo qua, poi un altro lo mettiamo qua e un altro lo mettiamo qua. Ok, perfetto. Poi questo qua lo prendiamo, lo mettiamo qua. Allora, da oggi ci mettiamo il coso proprio sulla torre, va. Venite qua, ce lo mettiamo qua, dai. Ma perché mi confondo sempre col tasto? Allora, metto qua. Me lo mette? No, non me lo mette. Vabbè, comunque usa. Allora, per fare questo, quando ci vuole? Allora, ci vuole la pietra, però dobbiamo avere anche i bastoncini. Quindi ci servono i bastoncini. E dove stanno i bastoncini?
Eccoli qua i bastoncini. Poi arriviamo qua sulle armi, perfetto. Perfetto, finalmente tengo anche questo. Vi ho detto, raga, oggi stavo dicendo che sono andato in esplorazione e ho trovato un villaggio, cioè ho trovato un altro villaggio di villager. Adesso il cammino sarà un po' lungo, però io vi voglio far vedere tutto il tragitto, perciò non taglio. Allora, qui, di qua e di qua. Vedete ragazzi, ormai mi sono imparato alla perfezione. Ma cosa ci fai tu qua che arrivano i villager e ti ammazzano? Vai nel villaggio che è meglio. Ok. Poi. Allora, non c'è la mappa, però vabbè. Comunque la città sta, eccola lì. Non so se vedete, se iniziate a vedere le case tipo di là. Non so se le guardate, però di là, non so se le guardate adesso, però dovrebbero, eccole là, sì, infatti. Levatevi, zombie, io non ho tempo da perdere, devo andare a mostrare un villaggio io. Comunque sì, sono andato proprio lontano. E che poi, raga, ho trovato un altro villaggio. Basta, perché mi ha... Vabbè, c'è pure la musica in sottofondo. Eccolo là il villaggio. Eccolo là il villaggio, ragazzi, eccolo qua. Ok. Allora. Eccolo qua il villaggio, raga. Vabbè, adesso ci mettiamo 3 anni. Ok. Tra l'altro, raga, dovete dire da 1 a 10 quanto è bello questa musica. Mi sta piacendo un botto perché fa gasare i giocatori, ai player fa gasare. Comunque, eccoci qua nel villaggio. Vabbè, qui ci stanno tutti raccolti. Perché è griffato? What? Ma perché è distrutto? Ma mica sono venuti i pillager. Da quando i pillager possono... No, ci stanno gli zombie. Oh, c'è qualche villager. Ci sta il gatto e c'è solo... Ah, ci stanno dei villager. Volevo dire. Ok. Oh, qui c'è pure... non glieli rubo perché ho visto che sono poverissimi, quindi non voglio farli morire questi qua di fame. Ha paura di me il gatto. Cioè, raga, ma qui proprio sono venuti proprio ad attaccarli, perciò non ci stanno i villager. Allora, ragazzi, 10 like. E un prossimo video sul canale su questa città, perché nel prossimo video andremo a ricostruire un po' tutta la città. Quindi ragazzi, tenetevi pronti a domenica prossima. Comunque guardiamo un po' le case. Ah, ci sta pure qui la cosa, perché tengono le porte aperte? Di solito i villager non le chiudono. Comunque ci stanno solo 3 abitanti. Io vorrei andare in modalità creativa per mettere gli abitanti. Qui vedo proprio che li hanno distrutto proprio. Cioè non sapevo proprio che esistessero queste cose. Vabbè, cioè che esistessero i pillager che distruggevano. Comunque, ritorniamo al nostro villaggio e questo qua era il villaggio che ho trovato. No, i zombie nell'acqua no.
Però sto facendo sera, sto facendo notte. Allora, raga, sapete cosa faccio? Aspettiamo la notte e noi intanto dormiremo qua. Allora. No, se non andate la musica in sottofondo, no, perché è bellissima nei video la musica di sottofondo. Comunque, vediamo il sole dove sta e sta per tramontare. Però io ce la potrei pure fare ad andare a casa, però ho paura. Cioè, nel villaggio. Vabbè raga, noi ci vediamo tra poco. Comunque ragazzi, eccoci qui. Bene raga. Siamo arrivati alla fine anche oggi di questo video. Allora, innanzitutto qui non va bene, perciò andiamo di qua. Ecco, insieme al villager. Spero che questo video vi sia piaciuto, ve lo auguro anche il villager che vi sia piaciuto. Se non vi è piaciuto, andatevi a guardare anche i miei video di Fortnite. Detto questo, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi, attivare la campanellina, superare per questo video almeno i 10 like per un nuovissimo video. Intanto io mi mangio il pane. Ma what? Va bene. E noi ci vediamo con un nuovissimo video. Ciao!